Cari ragazzi, oggi vi andrò a raccontare una bella fiaba. Questa fiaba ci mostrerà come il potere dell'amicizia può vincere qualsiasi cosa. In particolare, oggi vedremo come sbocciò l'amicizia tra Murri e il caro buon vecchio Matteo. Era il 1° di ottobre, data dell'uscita dell'online di GTA V, e come al solito Murri stava per registrare un video che avrebbe proposto ai suoi iscritti. Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra sfortuna c'è Xmurri. Oggi siamo al 1° di ottobre ed è uscito l'online di GTA V. E visto che non abbiamo moltissimi amici nella real life, ce l'andremo a cercare su GTA V. E ce ne sono un bel po', quindi dobbiamo fare una bella cernita. Allora, qui mi sa che sta per nascere una bella amicizia, quindi noi andremo a intrometterci, perché non c'è due senza tre ragazzi, quindi perché non fare una bella amicizia a tre? Là c'era anche una bella moto, però preferisco l'amicizia alle moto. Individuati così i potenziali primi due amici, Murri subito si apprestò ad inseguirli, perché a dirla tutta era un po' invidioso di vederli giocare ad inchiapparello e lui, poverino, tutto solo a annoiarsi. Eccoli, eccoli, guarda, camminano culo a culo, sembra che si stia nascendo già del terro tra di loro. Ah, eccoli. Eccoli qui, si stanno imboscando. Oh! No, perché? Perché? La violenza è sbagliata. Ehi, MacBook, non si fa la violenza. Oh, MacBook, che fai? Non pestare i tuoi amici. MacBook! Ai, che cattivone questo MacBook. E soprattutto che brutto colpo scoprire per Murri che i due amici che tanto desiderava in realtà erano due cazzo di omicida. Ma nel profondo del suo cuore sapeva che qualcosa di buono in questa vicenda c'era. Difatti fu proprio in quell'episodio che Murri incontrò per la prima volta il caro Matteo. In realtà Murri non sapeva che quel comunissimo player che era stato appena trucidato sarebbe poi col tempo diventato uno dei suoi più cari amici. Ma si sa, le cose più belle sono anche quelle inaspettate. Un po' come i cazzi nel culo. Dai forza, levati dal cazzo che devo andare a recuperare i miei amici. Ehi, eccolo qui. Oh, Matteo. Non riesco, sei nuovo di qui? Sì, anch'io. No, aspetta, prima di darci il 5. No, Matteo, fermo, Matteo, non spingi. Matteo sta fermo, ma perché mi sta picchiando? Matteo, no, voglio solo essere tuo amico. Allora, Matteo, aspetta, parliamone, possiamo parlarne da persone civili? Ok, forse no, Matteo, ma Matteo, sta un po' calmo. Matteo, ma che cazzo hai, gli spasmi? Mi sa che devi tornare in ospedale. Mi sa che sei un pezzo di merda, Matteo. Ma Matteo, delle motivazioni di Murri, se ne sbatteva la minchia. Era tanto accecato dalla rabbia per essere stato ucciso poco prima senza motivo da quell'altro giocatore. Ma Murri, nonostante questo, appoggiato dal suo animo pieno di carità, decise di andare a ritrovare Matteo per poter chiarire la questione. Eccolo proprio qua. È Matteo, dai. Secondo me, con un po' di sano dialogo, si capisce tutto. Perciò Matteo, no, aspetta, non darmi le pacche. Matteo, non sono arrabbiato con te. Io so perdonare come ci ha insegnato il nostro signore. Dai, vieni qui. Dai, non fare così, dai, ti do uno schiaffetto d'amico. No, era il mio schiaffetto d'amico. Matteo, Matteo. Matteo, basta. Matteo, ma perché? Oh, ma non si può discutere da persone civili. Matteo, non possiamo essere tranquillamente amici come due persone normali. Normali sto birrione, rispose Matteo, che nel frattempo aveva smollato un 5,55 in bocca che manco Mike Tyson ne sarebbe mai riuscito a tirare. A questo punto è lecito pensare che a Murri fossero venuti dei dubbi sulla fattibilità di questa amicizia. Ma come dice il proverbio, la perseveranza è la virtù dei forti. No, sarebbe la calma la virtù dei forti. Ma non mi rompere l'ami. Porca. Oh! Matteo, ok, no. Sembrava proprio che Matteo volesse provare a tutti i costi le ruote della sua nuova Porsche. E Murri, da buon amico, era ben contento di fargli da cavia. Soltanto che, sceso dalla macchina, il comportamento di Matteo gli sembrò un po' strano. Ok, no, ma Matteo, perché possiamo semplicemente essere amici, Matteo? No, ok, mi sa di no. Matteo, allora, no, non voglio giocare a Torello con te. Ok, no, dopo giochiamo, no, non facciamo il Torello. Matteo, ragioniamo. Perché mi stai investendo? Non vedi che così mi ammazzi? Matteo, forse non ti hanno spiegato da piccolo cos'è la legge della fisica, però se tu mi sali di sopra con le ruote, mi schiacci tipo la colonna vertebrale. Matteo, ma perché?
è sceso. Oh, beh, bene, perfetto, visto. Già questo è un passo avanti, sei sceso dalla macchina. Ma perché vieni con aria così minacciosa? Matteo, ecco, visto Nettuno si sta arrabbiando con te. Matteo, stai calmo, Matteo. Ma chi? Manco po', cazzo. Matteo sembrava abbastanza recidivo. Anche San Francesco a questo punto avrebbe uscito un cazzo di Kalashnikov e gli avrebbe sparato in bocca. Ma Murri non la pensava così. Secondo Murri, la vera amicizia avrebbe sconfitto qualsiasi male. E così, mosso da cotanta pietà, andò a ricercare Matteo. Che stranamente però non si stava rifornendo in un negozio di dolciumi. Matteo? Dai Matteo, esci. Ok, dai, guarda, sto facendo anche la breakdance sul palo per te. Dai Matteo, possiamo parlare da persone civili. Matteo, dai, io ti perdono Matteo. Sul serio, non ce l'ho con te. Anche se hai questo taglio molto... molto gay e anche questa mano un po' insanguinata dalle troppe masturbazioni. Ah, cazzo, Murri, mossa sbagliata. Si sa che la masturbazione è un tema molto delicato. E accusare così di punto in bianco un uomo di sfondarsi la minchia di pugnette, sicuramente te lo potevi risparmiare. Matteo, no, aspetta, aspetta prima di Con la panza tagliata e il cuore un po' infranto, Murri aveva quasi perso le speranze. Quando d'un tratto... Ehi! Ma quello inseguito dalla polizia è proprio Matteo! Uno come Murri non l'avrebbe mai lasciato al suo destino. Ecco sì, è Matteo! Matteo! Ecco, guarda, mi sono un attimo buttato fuori per te. Perché non vuoi fare amicizia con me? No, aspetta, non sparatevi! Matteo, possiamo... Dai! Dai! Sì, portami in giro da morto! Che belle cose! Risorto dopo 3 giorni come il migliore dei maghi, Murri aveva anche cercato di andare a risalvarlo. Mero tentativo finito con le budella di Murri sparse su un'autostrada. Eccoli Matteo, mi sta ancora aspettando. Dai, dai, lo aspetto qui incontro. Oh, dov'è che è? Oh, eccolo. Oh, eccolo qui. Oh, con la moto, che bullo. Oh, Matteo. Dai, ti do un'ultima possibilità perché dopo un po' mi rompo le palle anch'io. Dai, scendi un attimo dalla moto. Scendi un attimo dalla moto. No, Matteo? Matteo, dove vai? Dov'è che vai? Allora, perché non possiamo provare a essere amici senza darci le coltellate? Ok, no, così mi stai dando le coltellate. Perché accoltelli l'aria, Matteo? Sono qui. No, ok, possiamo provare a parlare da amici? Oh, no, con quel casco non è che mi fai troppa simpatia. Ok, Matteo, piano. Matteo, attento. Matteo, aspetta, non darmi le coltellate, Matteo! Però adesso basta, Matteo. Io ti ho dato le mie possibilità, però... non voglio essere amico con te se mi ammazzo sempre. Ai, sembrava proprio che questa fiaba non dovesse avere un lieto fine. Murri aveva insistito, ci aveva provato, ma sembrava proprio che questa amicizia non dovesse sbocciare. Era deciso a spegnere la console, quando a un tratto... Oh, tutto è bene quel che finisce bene. Hai visto, Matteo, che avevo ragione io? Hai visto quanto è bello essere amici, cazzo? Murri ce l'aveva fatta, finalmente Matteo gli aveva dato questa cazzo di possibilità, finalmente erano diventati BFF forever. Beh, in realtà non sappiamo quanto durerà l'amicizia tra Murri e Matteo, ma questa storia sarà sicuramente una bellissima fiaba da raccontare ai nostri posteri e sarà sicuramente un esempio di come l'amicizia vince su tutto. Scusami, la morale? La morale, quale morale? Ogni fiaba che si rispetti è una morale. No, la morale, non mi rompere la bocca!